Gianni Di Santo, nonché consigliere comunale di Gricignano di Aversa, Vittorio Lettieri, e con il coordinatore dell'UDC di Gricignano di Aversa, Giacomo Di Cusa. Vittorio, partiamo da te. Una vittoria di Eugenio Di Santo già sentita. Sì, noi in realtà siamo qui per fare le nostre congratulazioni, i complimenti ad Eugenio e alla sua nuova amministrazione. In realtà, come detto, noi non abbiamo mai avuto dubbi circa la rielezione di Eugenio, perché Sant'Arpino ha saputo scegliere ancora una volta, come 5 anni fa, il proprio sindaco, una persona che ama il proprio paese e che quindi è riuscita ad essere rieletto sindaco. E io sono particolarmente contento, visto che sono suo cugino. E come si dice, gli amici si scelgono, i parenti no, io in questo caso sono stato proprio fortunato. Giacomo, perché secondo te Eugenio Di Santo è stato in grado di nuovo di riconquistare il cuore dei sant'arpinisti? Innanzitutto porto il saluto mio personale, le congratulazioni della sezione di Gricignano ad Eugenio, perché come tutti sapete Eugenio è un sindaco dell'UDC, rieletto per l'ennesima volta qui a Sant'Arpino come sindaco di Sant'Arpino e consigliere provinciale dell'UDC. Tu mi dicevi come mai Eugenio ha rivinto le elezioni. La risposta è molto semplice, significa che ha fatto bene e i suoi concittadini l'hanno ripremiato per l'ennesima volta. E poi diciamoci la verità fino in fondo, in politica nulla si improvvisa, evidentemente dall'altra parte ci sono state delle improvvisazioni che hanno contribuito alla vittoria di Eugenio, al di là del fatto che Eugenio comunque ha lavorato bene per Sant'Arpino, perché non poteva essere diversamente, in quanto i sant'arpinesi l'hanno riscelto sindaco per l'ennesima volta qui a Sant'Arpino. In un comizio lo sconfitto Capone ha tirato in ballo la passata amministrazione Lettieri a Gricignano di Aversa. Lei, in qualità di ex vice sindaco, cosa ne pensa di questo attacco? Io in verità non conosco tuttora l'avversario candidato sindaco di Eugenio Di Santo, Francesco Capone. Evidentemente lui ha fatto dei passaggi, perché è chiaro che gli dava fastidio la nostra presenza, il nostro appoggio ad Eugenio Di Santo, non solo del sottoscritto, anche in riferimento all'ex sindaco di Gricignano Lettieri, che tra l'altro non ci vedo niente di anormale in quanto zio del sindaco Eugenio Di Santo.